Dignità. Dignità, dignità, una vita. Passione. Differenza è il più grave peccato. E anche per la voglia di lavorare e di fare qualcosa di più. L'umiltà, per la voglia di cambiare, perché se si vuole si può cambiare. Salvami, salvaci, salvaci, salviamoci. Un progetto per affrontare in maniera diversa la gravosa commistione tra tossicodipendenza e delinquenza. Dal 2009 il centro diurno dell'ASL Napoli 1 porta avanti un percorso di presa in carico per tossicodipendenti detenuti in misura alternativa, nell'ottica della riduzione del danno psicofisico esistenziale, per approntare interventi di misure alternative alla detenzione. Oggi a loro si unisce il Parco Sommerso di Gaiola, l'inestimabile area marina protetta dall'immenso valore archeologico ed ambientale che sta diventando un laboratorio per la conoscenza e valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico-archeologiche dell'ambiente marino napoletano. Ed ecco il risultato: offrire un'alternativa alla detenzione diurna attraverso azioni pratiche di utilità sociale ed ambientale all'interno del parco sommerso, a salvaguardia del patrimonio storico-ambientale che sviluppi contemporaneamente un senso di responsabilità nei confronti della collettività. Già in passato abbiamo lavorato con i ragazzi di Nisi, abbiamo lavorato con i ragazzi delle case di famiglia della periferia di Napoli. Abbiamo sempre tenuto queste iniziative e queste nuove esperienze come qualcosa che arricchirà sicuramente prima noi e speriamo anche loro. Ridurre l'affollamento delle carceri attraverso progetti di socializzazione ed inclusione sociale per i tossicodipendenti detenuti nelle carceri napoletane, dare la possibilità di vivere una diversa esperienza di cittadinanza, sviluppare senso di appartenenza e ridurre la frattura con la società. Ecco alcuni degli obiettivi dell'iniziativa. Sì, la malattia più sociale che si sia potuto conoscere è la tossicodipendenza, che non richiede solo risposte sanitarie, ma al contrario richiede sempre più interventi sociali e soprattutto nell'ambito dei percorsi di recupero richiede anche la possibilità di offrire occasioni di inserimento lavorativo. E quindi un progetto di inserimento lavorativo in servizi di pubblica utilità. L'amministrazione comunale ha sottoscritto una nuova convenzione con il Tribunale di Napoli per implementare le misure alternative alla detenzione e quindi l'affidamento ai servizi sociali, e così come abbiamo nella nostra programmazione sociale aumentato l'investimento da farsi in percorsi di reinserimento lavorativo con il conferimento di borse di lavoro. A volte ci vuole davvero poco per sottrarre persone che hanno sbagliato ad una punizione addizionale inutile che fa solo danni, e offrire loro un'opportunità di integrazione lavorativa e sociale vera.